Ciao a tutti ragazzi, bentornati dalle vacanze. So che sono finite da un pezzo, c'è chi ha lavorato, c'è chi invece si è riposato, giustamente. A proposito di vacanze, siamo qua con Laura, che è una nostra redattrice del Blogos, e che per queste vacanze ha fatto una scelta un po' particolare, ma non vi voglio anticipare niente, sentiamo da lei che cosa ci racconta. Allora, ciao Laura. Ciao a tutti. E dici un po', dove sei stata quest'estate e perché? Allora, ho passato il mio mese di luglio in Palestina, esattamente in un piccolo villaggio del distretto di Jenin, che si trova a nord della Cisgiordania, dove ho coordinato un campo estivo su tematiche ambientali per ragazzi palestinesi che avevano tra i 13 e i 15 anni all'incirca. Questo campo estivo è stato finanziato da un progetto di cooperazione internazionale dalla regione Emilia-Romagna, dal comune di Modena, dalla provincia di Modena e da Nexus, che è la ONG della CGIL. E quindi io sono stata scelta, mi è stato proposto di coordinare i lavori di questo campo, di organizzarlo dal punto di vista logistico, da intrattenere i bambini per quanto riguardava le attività ambientali, organizzare dei piccoli laboratori e anche delle escursioni nei distretti e nelle città intorno a Dabab, che era questo piccolo villaggio dove abbiamo lavorato, che è anche la sede della ONG palestinese che si chiama PARC, che si occupa principalmente di progetti di sviluppo agricolo, ma anche di tematica ambientale e di istruzione e di educazione. E quindi ogni estate organizzano campi estivi per ragazzi, e quest'anno appunto la scelta è ricaduta in modo particolare su tematiche ambientali, principalmente su rifiuti e acqua, che sono i problemi che affliggono dal punto di vista ambientale i territori palestinesi. Allora Laura, com'era organizzata una tua giornata tipo là in Palestina? E poi ti va di raccontarci qualche attività particolare organizzata per i ragazzi? Sì, dunque, le nostre giornate tipo durante il campo erano costituite da un'escursione la mattina, solitamente visitando siti come discariche cittadine o industrie inquinanti. Abbiamo visitato anche molti villaggi che sono tagliati dal percorso del muro. Infatti anche il muro stesso abbiamo riflettuto di come abbia un forte impatto non solo geopolitico, non solo sociale, ma anche ambientale. Mentre al pomeriggio tornavamo nella sede del PARC, dell'ONG, dove svolgevamo diverse attività, sempre legate a tematiche ambientali, un pochino più ludiche, ci dividevamo in diversi gruppi, facendo attività teatrali, attività di artistiche, componendo dei piccoli oggetti con materiale di recupero, avevamo anche dei gruppi di danza, dei gruppi di gioco, insomma un po' di tutto. Il pomeriggio era più per rilassarci e far divertire i ragazzi. Attività particolari appunto erano queste attività pomeridiane in cui eravamo divisi in gruppi e ciascun gruppo ha prodotto del materiale finale che l'ultimo giorno di campo abbiamo presentato insieme in un momento di spettacolo a tutta la popolazione del villaggio e a tutti i genitori dei ragazzi. Quindi è stata una sorta di open day dove abbiamo mostrato a tutti l'elaborato del nostro lavoro durante questa settimana insieme. In che modo sei stata coinvolta in questo progetto? Quest'anno sto svolgendo servizio civile presso un centro di studi e comunicazione ambientale qua a Bologna, che si chiama Centro Antartide. Cercavano appunto una persona che potesse coordinare le attività ambientali durante questo campo. Mi è stato proposto questo lavoro, io ho accettato di buon grado. Cosa ti ha spinto ad accettare? Sicuramente la mia inclinazione personale verso le tematiche ambientali e verso l'educazione ambientale, cosa che sto sperimentando e che mi piace molto. In più arricchita dal fatto che il tutto si svolgesse in un contesto così particolare, infatti tutta l'esperienza è stata prima di tutto un'esperienza molto forte e formativa dal punto di vista personale. Vivere e vedere quei posti è molto diverso che non leggerne notizie sui giornali, perché appunto la comunicazione da noi su quello che realmente succede nei territori palestinesi arriva in maniera non lineare, non trasparentissima, quindi vedere, vivere, conoscere direttamente palestinesi nel loro contesto è stata un'esperienza molto molto importante. Ecco, a proposito di questo, sicuramente un'esperienza molto forte e sicuramente mi immagino io avrei trovato qualche difficoltà in questo ambiente così lontano anche culturalmente da noi.
e magari dovendo affrontare alcuni problemi che noi non ci poniamo neanche, non lo so. Qual è stato il più grande scoglio che hai dovuto superare là in Palestina? Ce ne sono stati diversi, sono approdato in una realtà molto, molto lontana dalla nostra, sia dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista culturale, proprio perché sappiamo tutti che insomma la religione islamica ha dei precetti molto, molto stretti, e in particolare in Palestina quasi tutta la popolazione è musulmana ed è musulmana praticante ed osservante. E poi diciamo anche il contesto politico che vive la Palestina non è stato d'aiuto, perché il paese è completamente militarizzato, perché per viaggiare ci sono continuamente da attraversare checkpoint, quindi controlli della polizia e dell'esercito israeliano, che non sempre è cordiale nei confronti degli operatori internazionali che lavorano in Palestina. E anche la lingua è stato un problema abbastanza complesso, perché io non conosco l'arabo, tutto il mio lavoro è stato svolto in inglese. Fortunatamente c'erano persone vicino a me che lavoravano con me che potevano tradurre, però diciamo con i ragazzi spesso non è stato possibile avere un approccio, un contatto diretto, proprio perché questi non parlavano inglese, quindi anche quello linguistico è stato un piccolo problema che ho dovuto affrontare. Per il resto l'esperienza comunque è stata estremamente positiva, perché anche in tutte queste difficoltà, in questi ostacoli e differenze, ho trovato delle persone cordialissime, delle persone molto contente di poter entrare direttamente in contatto con persone che vengono da lontano, perché la loro possibilità di muoversi e di conoscere persone è estremamente limitata, quindi erano sempre molto contenti di poter parlare anche solo di pochi minuti con me. E in quanto donna hai trovato qualche difficoltà in più secondo te rispetto magari se questo lavoro l'avesse fatto un ragazzo? Secondo te c'è differenza anche nella loro mentalità, nel modo di vivere, o semplicemente perché tu sei occidentale, sei straniera, la cosa viene superata? Non lo so, dovevi portare veli, cose particolari? Sicuramente sì, il fatto di essere donna, ragazza è stato un ostacolo maggiore, proprio per la concezione, il trattamento della donna nei paesi islamici. Io non ho portato il velo, ho però sempre rispettato quelli che sono i costumi locali, quindi ero sempre coperta, seppure ci fossero 40 gradi costanti, quindi molto caldo, il mio abbigliamento era sempre molto discreto. E quindi sempre con pantaloni lunghi, sempre maglie. Con pantaloni lunghi, maglie lunghe, spesso magari anche il capo coperto, ma non a livello di velo vero e proprio, però insomma il più coperta possibile per rispetto appunto della cultura e delle usanze locali. E poi sì, insomma, il fatto di vedere una donna, una ragazza che lavorasse, che coordinasse un lavoro di responsabilità, anche questo era visto in maniera abbastanza strano, perché la donna ancora lì è la persona che si occupa della famiglia, che si occupa dei figli e ne fa tanti, e non è quella insomma che lavora e va all'estero a lavorare. Quindi insomma sì, è stato un incontro-scontro dal punto di vista culturale sulla figura della donna da questo punto di vista. Bene, per concludere direi che magari ci puoi dire qual è stata la cosa più grande, più bella che hai portato a casa, un'emozione, qualcosa che ti ha arricchito, magari anche solamente un episodio che ci vuoi raccontare di estremamente positivo che ti abbia dato tanto. Ma di cose positive ne ho portate a casa tantissime, sicuramente la conoscenza e l'arricchimento personale, questo sicuramente, perché come ho detto anche prima e ribadisco, vedere, vivere e ascoltare con le proprie orecchie alcune storie, alcune situazioni è stato fondamentale per capire e inquadrare quello che sta succedendo in quella piccola fetta di mondo. E dal punto di vista proprio personale, sicuramente lavorare con questi bambini, anche se spesso non c'era la possibilità di comunicare in maniera lineare proprio per il problema linguistico, comunque essere a contatto con loro, giocare, e i momenti finali del campo dove i bambini sono partiti e tutti commossi mi salutavano, e insomma proprio quel flash, quell'immagine sicuramente non lo dimenticherò mai, è stata proprio un'esperienza fortissima. Ok, allora grazie mille Laura. Grazie a te Letizia, ciao a tutti. Alla prossima, un saluto a tutti da Letizia, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.